Bella ragazzi, aggiornamento settimanale, vediamo un po' che cosa è successo tutta la settimana. Allora ragazzi, questo video lo faccio uscire, questo continuo di weekly report che facciamo uscire nel canale tutti i lunedì mattina alle 11, ok? Potrete avere tutti i lunedì mattina alle 11 di mattina questo tipo di video che vi spiegherà tutto quello che faremo durante la settimana sul canale YouTube, Twitch e compagnia bella. Allora ragazzi, cosa facciamo? Sì, solo questa settimana è uscito di mercoledì, lo so, però dovevo farlo, in ritardo. Comunque, tutti i lunedì alle 11 dovrebbe uscire regolarmente. Comunque, stavolta mercoledì. Allora, mercoledì, cioè stasera, in questo caso, andremo in live su GTA RP Roma. Si va a giocare sul server Roma, andiamo a continuare la storia di tutto quello che stiamo facendo. Passatevi là, andate a vedere. Poi, giovedì siamo fermi, venerdì si riparte. Ovviamente usciranno magari i video giovedì, ora vediamo un po'. Venerdì di nuovo live, sempre GTA RP Roma, continuiamo la storia anche ancora di là, ok? Poi avremo sabato che stiamo fermi, la domenica è dedicata momentaneamente all'evento Series interattiva Scommetti e Vinci, ok? Porterò sempre un gioco dove si potrà scommettere su quel gioco, giocare nel gioco, fare dei punti e diventare il campione settimanale, il quale avrà diritto a un premio settimanale. Okay. I premi, ragazzi, ve li trovate magari in descrizione di questo video, ve li lascio qui sotto. C'è una ruota, chi ha più punti a fine live c'è una ruota, giriamo la ruota, quello che esce esce. Può uscire loser, ovvero perdente, non vinci nulla. Può uscire live, significa che ti farò una live dedicata, mi dici l'orario, il gioco, l'ora, quello che vuoi che ti porto in live. Video, ti farò un video dedicato che mi dici che video di che gioco vuoi, vuoi un video che ti parlo di qualcosa, valuti te. Un video a tua scelta, gioco, valuti un po' quello che ti può interessare. Poi abbiamo premi da 5 euro, premi da 10 euro e da 50 euro. Ok, ci sono 5 premi da 5, 2 da 10 e 1 da 50. 26 caselle, ragazzi, divise fra live, video, loser, 5 euro, 10 euro e 50 euro. Quindi ve le guardate. Chi non sapesse cos'è, basta guardare l'ultima live che abbiamo fatto su YouTube, dedicata alle scommesse su FIFA FC24, non FIFA. Abbiamo fatto FC24, però era estenuante, ragazzi. Abbiamo giocato i foggi, ci siamo divertiti per le prime 5 partite, poi dopo a un certo punto siamo arrivati a 9-10 partite, dopo non ce la facevamo più. Quindi non ho il coraggio di riportare un'altra volta FC24 con le partite così lungo. È stato proprio troppa roba. Poi su YouTube non c'è stata interazione, ragazzi. Quindi questa volta proviamo a passare su Twitch e portiamo di là la live e vedremo un po'. Quindi domenica alle 21:15 live su Twitch, ma su quale gioco vi starete chiedendo? Il gioco in questione, per chi è sul mio Discord già lo sa, si tratta di PUBG. Porteremo PUBG che si può giocare con PC, Xbox, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Series S e come ho detto PC. Quindi è crossplay, si può giocare tutti insieme. Potete scaricarlo gratis perché il gioco è gratuito, free to play, quindi in questo momento già potete andarlo a scaricare. E cosa succede? Domenica alle 21:15 lo porteremo. Cominceremo magari, vediamo le persone che sono in live, cominceremo magari in un duo, in un quartetto, per poi finire quando saremo magari in tanti che vogliamo giocare, se arriviamo a essere anche in 8, al minimo di 8 persone così, potremo fare anche le personalizzate, ovvero andremo nelle personalizzate, farò un server privato dove entrate tutti. E si va a giocare fra di noi senza avere gente esterna e tutto, capito? Allora io giocherò solo con moderatori abbonati al canale o YouTube o Twitch, vi consiglio di abbonarvi su Twitch nel caso, oppure anche amici stretti, quindi anche se non sei abbonato ma sei un amico stretto è capace che giochi lo stesso con me, capito? Per tutti gli altri che ho poca conoscenza, se vuoi giocare con me, con noi, ti devi abbonare al canale, ok? Se no aspetti che c'è un posto vuoto e magari ti possiamo far entrare. Però regolarmente, raga, se sei nuovo è difficile, ti faccio entrare perché devo conoscere le persone. Quindi fino a che non ti conosco, non gioco con te, non so chi sei, è difficile giocare insieme. Perché non voglio uno casuale mettere in live e mi va a dire chissà cose strane, come avete visto in tanti live è successo. Quindi quello va. Quindi, ora per questa domenica passiamo a PUBG. Ora ragazzi, sto portando 2 volte alla settimana Roma, ok, stiamo portando 2 volte alla settimana. Ora è estate, il tempo è quello che si trova. Da settembre, come sapete tutti, fine settembre, metà settembre, già tornerò più in live più costantemente. Però in questo periodo quello è. Anche se vi dico la verità, mi sto rilassando molto portando 3 live settimanali.
invece che farle magari tutti i giorni, che era una cosa un po' stressante a volte e diciamo un po' poco organizzata, quindi magari facciamo una live veloce su un gioco senza dirvi l'orario, questo, quindi c'era chi c'era, la gente c'era chi c'era. Era un po' un metodo di giocare, gioco in live, vado in live quando non c'ho un cazzo da fare, poverone, no? Io sono, finora sono sempre stato così, vado in live quando non ho un cazzo da fare, spammo live, entra qualche amico, si fa due chiacchiere e tutto. Oggi vorrei fare una cosa un pochino più seria, quindi cercare di organizzare bene le live e fare una cosa un po' più carina, che secondo me ne vale la pena. Perché è più organizzato, più rilassante, possiamo divertirci. Per adesso, ragazzi, come ho detto, tutte le domeniche sere abbiamo il premio settimanale, ok? Quindi entrate, serie interattiva, scommetti e vinci. Grazie a Alien che mi ha detto l'idea. Chiamala serie interattiva questa. Questa è un'idea che ho avuto ai tempi. Mettere le scommesse sulle partite di calcio all'inizio, poi le abbiamo portate un po' su tutti i videogiochi. Io mi diverto, mettere le scommesse, fare punti nei videogiochi mi diverto. Comunque, ragazzi, come funzionerà PUBG? Già mi sono scordato questo, ragazzi. Scusatemi, scusatemi. Come funzionerà? Allora, tutti i giocatori che giocheranno, quelli che sono in partita, riceveranno punti in base ai danni, in base alle kill e in base agli assist. Le kill sono le uccisioni, gli assist quando colpite un avversario che gli fate abbastanza danno da essere inserito come assist, ovvero aiutato a uccidere quella persona, e i danni sono dei numeri che avete, no? Più ci saranno punti per lo scommettitore, che scommetterà su di voi, prenderà i punti dei danni e delle kill e degli assist anche lui. Però cosa succede? Il giocatore potrà avere più punti soltanto in base di se quel giocatore fa 80 punti in totale fra danni, kill e assist. Ogni kill 10 punti, ogni assist partiamo da 10 punti anche l'assist, poi valutiamo se metterla a 5, però per ora lasciamola a 10. Sono 80 punti per il giocatore, 80 punti per lo scommettitore. Ma se quel giocatore mi va a vincere la partita, per il giocatore sono il doppio, 80 più 80, 160. Per lo scommettitore invece sono soltanto 80 punti, perché diciamo se ha fatto il mazzo il giocatore, anche se l'ha scommesso, questo è stato strabravo, è giusto che vinca qualcosa di più. Però sono cose sempre un po' strane. Punti win raddoppiati solo per i giocatori. Se il tuo giocatore che hai scommesso fa o il giocatore che impersona quel giocatore, il giocatore ha 348 punti, 348 danni, vincerai 348 punti. Le kill sono 10. Questo l'abbiamo detto. Giocheremo crossplay con PS4, PS5, Xbox e tutta la roba insieme. Ok, è carino, raga, perché se siamo almeno in 8 possiamo fare il nostro server privato, ovvero ci buttiamo solo noi 8 in un punto un po' più ristretto, magari della mappa le facciamo un po' più piccoli. Possiamo accelerare la partenza del raggio, possiamo fare quello che ci pare nel server privato. Mettere quel tipo di armi, altri tipi di armi, fare quello che ci pare. È bello, il server privato è bello anche perché ci dà modo di giocare tra noi, giocatori normali, diciamo, senza avere sempre il pro player in mezzo tra i coglioni. Che alla fine è chiaro che se giochi dalla mattina alla sera PUBG diventi, cioè hai buone possibilità di diventare un pro player se giochi solo a quello. Dato che noi giochiamo un po' a tutto, ce la cavichiamo, ma non siamo così fortissimi, quindi siamo tutti giocatori abbastanza standard, quindi ci sta anche i server privati giocare fra di noi ogni tanto, va bene? Però al di là di quello noi ci facciamo anche la partita in team da 2, in team da 4, in Battle Royale normale e si andrà a vincere dei punti che serviranno per la classifica finale. Chi ha più punti nella live, ragazzi, appena abbiamo finito la live, sì, ok, allora chi è il vincitore? Io, Franco, ho fatto più punti di tutti. Ovviamente è tutto registrato, quindi potete vedervi le varie partite se voi dite, no, ma io ho fatto 1500, Frank, e lui ha detto, io ho fatto 1502. E quello te dice, ma come? Ma non è vero. Cioè, la live te la puoi ricontrollare, capito? Quindi nel caso quello là vince il premio, te dalla live puoi ricontrollarlo. Tanto io aspetto sempre 24 ore a fare il pagamento o a evolvere un premio a qualcuno. Quindi chi è arrivato secondo o terzo può dare un'occhiatina alla live e vedere i punti che ha fatto l'altra persona, ok? In ogni partita vedete quello che ha fatto uno, tanto c'è tutto scritto, le scommesse, chi sceglie un giocatore, chi l'altro e tutto. Via le scommesse, Frank, Foggia, Ettore, Ryugen. Una volta siamo stati scommessi tutti, allora potete scegliere nuovamente uno di noi quattro, ok? Quelli che saremo, ovviamente. Ragazzi, detto questo, detto tutto, andiamo là, ci divertiamo. PUBG per adesso perché
Non so che cosa portarvi, veramente. Io guardo i giochi che ci sono in giro, ragazzi, ora come ora. Non ho il coraggio di portarvi altro che non questa roba qua. Sì, piace anche Battlefield 2042, l'ho riscaricato. Ci sto giocando. Ma non ha la modalità da giocarci insieme. Anche lì puoi fare i server privati, ok? Ma chi ce l'ha? È un gioco da comprare, non è free to play, quindi non è per tutti, capito? È un bel gioco, ma non ha il Battle Royale, manca questo e quell'altro. Porta COD. Lasciamo perdere, c'è un motivo se non porto COD. Avete visto, no? Qualche gioco che provo a portare ogni tanto, do un'occhiata, voglio dare una possibilità a dei giochi, ma mi lasciano sempre così. Ma che gioco di merda, mi sembra dire. Ma che ci provo ogni tanto? Ora ce n'ho un altro, che non vi dico qual è, che l'ho scaricato, ci gioca un sacco di gente. Potrebbe essere un pochino il mio stile, ma sono sicuro che anche in quel gioco avremo tanto, ma tanto da ridire. E vedremo che gioco sarà. Ragazzi, grazie a tutti per essere stati qui con noi, ci vediamo alla prossima, da Frank Maia è tutto, passo.